con Obito. Obito. Perché hai scelto questo personaggio? Che è bellissimo. Ragazzi, scrivete nei commenti se anche per voi. È bellissimo. Questo Obito viene da. Mo se sta a mangiare sushi. Perché quindi questo personaggio viene da Naruto. Da Naruto. Quanto hai speso per fare questo cosplay? Oddio, mi da un secondo. Calcola la maschera un centinaio, con la parrucca 150, fai 2,50. Famo 300. Vabbè, arrotondiamo a 300. Ragazzi, commentate qua sotto che voto gli date a lui, da 1 a 10. Mi raccomando, non fate gli stronzi, se no viene vi spacca il resto della maschera, così vedete la maschera in fronte. E quindi, ma ci hai messo mano tu o come l'hai preso? Con tutto l'hai messo? È fatto maschera e parrucco, sono fatti da una ragazza. Ah, ecco. Bravissima. E invece il resto ho fatto io, perché questa è comprata, ho tagliato la manica, ho fatto le bende, tutto l'ho fatto io. Ah, la manica non era già tagliata, eh? La manica no, vabbè, però non si vede. Però non si vede, l'hai tagliata tu. Il trucco chi te l'ha fatto? L'hai fatto tu. La parrucca invece? Della ragazza mi ha fatto sempre. Ah, non era incluso nel conto. Che cazzo? No, mi ha fatto maschera e parrucca insieme. E quello che comprate era solo questo? Ho comprato questo, vabbè, la maglietta, la cerita e le bende, le chianelle così. Bello, mi piace. Ragazzi, commentate qua sotto se siete voti date da 1 a 10. Ciao raga, con chi siamo? Anche tu sei Samuele, ma che personaggio è il vostro? Bulma, fate vedere, Bulma coniglia, e tu invece sei? Come? Kamado da me pare, ma per il più Gorbaciov, cioè, questa cosa qua, fate vedere, ragazzi, pare un po' Gorbaciov. Cioè, senti, perché avete scelto questo personaggio? Finalmente una risposta del genere. Tu non copiare. Perché hai scelto questo personaggio? Passiamo con chi siete voi? Come ti chiami? Eite, tu sei? Martina, perché tu hai scelto Steve Cosplay? Il personaggio che è bello. Super Cori, ragazzi, scrivete nei commenti se davvero è super carina. E quale è per te? Tu sei Midoriya, giusto? Midoriya ci ha azzeccato, si sono migliorati, ma ci ha azzeccato. Quanto avete speso per i vostri cosplay? L'hai comprata da dillo, diciamo, da dove l'hai presa? Ah sì, da niente. L'hai presa da Amazon? L'hai fatta fare? Quindi sì, ottimi affari. Tu invece quanto hai speso per il tuo cosplay? 20 euro perché ce l'ha fatta? È vestito? Sì. Ah, c'è vita! Ma la tra Midoriya e Uraraka c'è sta qualche trallazzo. Io sono rimasto fermo alle cose. C'è sta qualche trallazzo vero oppure no? Cioè? Spoileriamo, tu sei qualcosa. Tu sei tutto, ragazzi. Io so quello anche dopo fare, io lo scrivo, io lo faccio. Spoiler, dammi uno spoiler. Sì. Apine, sei sposa, una raga di Midoriya. No. E che fa? Conquista Midoriya, conquista. Dammi un po' di giusto. Della tua opinione. Con? Raga, ma perché? Resuscita tipo di Flaco Sherron e tu invece con Toga, tu ma con la siringa e fa la siringa, la siringa ti piace tutto in buona degli anni. Allora ragazzi, siamo con e tu sei? Potrebbe essere una bella volta, è una bella volta, tu hai le orecchie e la
è la coda che non vuole. Che non vogliamo sapere come è attaccata la coda. Senti, perché avete scelto sti personaggi? Perché c'era una mia amica che portava Power, quindi doveva. E tu invece perché hai scelto sto personaggio? Anzi, perché hai scelto di volerlo fare in sta maniera sto personaggio? Anch'io avevo un L vestito da gatto, ma mi è scappato. È scappato il gatto. Il gatto della volta si sono un attimino sotto. Ma soprattutto, quando avete pagato questi cosplay? Quanto ci avete speso? Relativamente poco. Tipo? Di tempo, la nottata. Ma che ne so, la parrucca? Sì, la parrucca, le lenti, e poi il resto da mamma. La camicia. Quanto hai pagato la parrucca? Quanto hai pagato? 8 euro. 8 euro, addirittura su AliExpress, sappiamo. Vabbè, stiamo là comunque poco. Tu invece quanto hai speso per il tuo cosplay? I vestiti sono normali, la 60 le orecchie e la coda? Le orecchie con un po' più, una decina di euro, la coda con. Tipo facciamo un 150? Oddio, proprio montando tutto. Tutto, neanche 100 euro. Dai. Neanche 100, ci piace, fa vedere il mio costo del Death Note. Chi è il prossimo nome che scrivi su Alice? Chi è il prossimo nome? Non il mio. Eccoci, siamo con Zamato. Perché c'è questo personaggio? È lui Zamato. Da dove dai invece? Allora, no, da Amazon, avrei detto AliExpress, qualche gente che ha AliExpress. Sì, ma io voglio un'efficienza del mio Questa via questo. Ma vedi, c'è pure la spada, falla vedere la spada, parlo della spada di Zamato. Senti, quanto hai speso per quella? Abbiamo 230 euro. Ci piace, ragazzi, voi commentate, lo so, se ne commenti. Che voto gli date? Ascoltate, ma la mia invece l'hai fatta tu, l'hai comprata, l'hai commissionata. Te l'ha fatto un tuo amico, è ancora da sistemare, ancora da sistemare. Senti, è la prima volta che tu qua vieni molto spesso. Come ti chiami? GP. GP? Come la moto GP? Fa vedere la spada del Zamasu. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, sono di Zamasu, caspada, e che gli fai caspada? Gli fai affettire, che fai? Fai tutti quanti, il mondo.